E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zane. Oggi andremo a fare l'unboxing di questo, ragazzi: iPad Pro 2021 12,9 pollici. Andiamolo a scoprire insieme. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di scaricare iAppZane, ovvero l'applicazione ufficiale di AppleZane.net, che attualmente è la più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane, ma anche la più scaricata d'Italia. Ed è disponibile gratuitamente sia per iPhone che per iPad. E vi ricordo ragazzi di seguirmi su Instagram, mirco-zane, dove ogni giorno do anticipazioni sul mondo Apple, ma anche sconti, offerte e molto molto altro. Ma bando alle ciance! Ed eccoci qui, signori, iPad Pro 2021, andiamo ad unboxarlo, ma soprattutto andiamo a vedere le prime reali impressioni, ragazzi, perché è la prima volta che prendo un iPad da 12,9 pollici e tra l'altro questa volta è l'unico che ha tutte le novità del caso, come il nuovo display, eccetera, eccetera, quindi andremo a scoprire il tutto. Qui c'è la linguetta e direi di... No, cambiamo postazione, andiamolo a spacchettare come si deve. Ed eccoci qua ragazzi, iPad Pro 2021, andiamo ad effettuare l'unboxing dalla linguetta, infatti mi sto zitto, via. Anche se ogni volta è impossibile aprire gli iPad. Si apre. Ragazzi, figo, figo, figo. Ovviamente è identico all'iPad Pro 2020, solo che al suo interno c'ha il chip M1 e il nuovo display. Ora andremo a vedere, anche perché dobbiamo fare le prime impressioni, ragazzuoli. Prime impressioni. Intanto che si accende, infatti lo accendiamo immediatamente. Ok, lo mettiamo di lato e andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione. Classica confezione con la manualistica, gli adesivi, spero che ci siano perché picchio quelli della Apple. Vediamo se ci sono. Ci sono gli adesivi? Non ci sono gli adesivi. Ma che vuol dire non ci sono gli adesivi? Scusami. Non ci sono gli adesivi. Ah, eccoli qua, adesivi. Bellissimi. Allora, mettiamo di lato tutta la manualistica e caricatore, ovviamente, per la ricarica velocizzata su iPad USB-C con cavo USB-C e nient'altro, ragazzi. Non ci sono altre novità. Ma andiamo a vedere questo nuovo display, ragazzi. Allora, intanto configuriamolo velocemente e andiamo a vedere le prime impressioni di questo prodotto, anche perché sono molto ma molto curioso di vedere il display all'opera e ovviamente di confrontarlo con le versioni precedenti. Allora, intanto facciamo configura manualmente, ci colleghiamo alla rete ed eccoci qua ragazzi, completamente configurato. Ora vi faccio vedere intanto in breve se si riesce a percepire il nuovo display. Allora, io l'ho un po' utilizzato adesso e devo dire che è spettacolare, ragazzi. Allora, intanto andiamo su AppleZane.net e andiamo ad aprire subito il sito. Va bene, accetto. Non me l'ha aperto, vabbè. Apriamolo così. Eccoci qua. Ragazzi, vi giuro, si vede veramente benissimo. Cioè, guardate il testo com'è nitido, zoomato al massimo, guardate. Guardate, figo, figo, figo. Prime impressioni positive, ma io andrei a scaricare un'applicazione e vedere come si visualizza su YouTube. Allora, devo dire ragazzi che l'installazione delle applicazioni non sembra molto diversa dalla versione precedente, quindi quella di iPad Pro 2020, onestamente, però ovviamente questi non sono i test corretti da eseguire in questo caso. Ok, andiamo a vedere un video. Abbassiamo il volume, mettiamo un like, ma non si può mettere perché non abbiamo fatto login. Andiamo a vedere, ovviamente ragazzi, questo non è il video adatto, io sto semplicemente vedendo come si mostra. Tra l'altro io metterei la luminosità al massimo, vediamo.
Vediamo. Bene, vedersi bene si vede bene, ragazzi, ma facciamo un ultimo test. Andiamo a visualizzare un video in 4K, che per quanto questo display possa non prendere, noi vediamo qual è effettivamente la sua reale condizione visiva. Allora, andiamo, eccoci qua. Vediamo. Ovviamente, ragazzi, io lo sto vedendo in maniera diversa, nel senso che io riesco a percepire molto meglio, voi vedete riflessi, eccetera, quindi magari non si riesce a percepire appieno, però si vede veramente, veramente bene, ragazzi. Poi, chiaramente, nella recensione completa vedrete il tutto in maniera molto più dettagliata, ragazzi. Ma, comunque, io vi ricordo che fra qualche settimana uscirà la recensione completa di questo prodotto, in modo tale da testare tutte le novità, tranne la rete dati 5G, perché purtroppo qui a Catania non è presente, quindi non è possibile testarla, ma nuovo display e nuovo chip, andiamo a vedere se effettivamente questo iPad ha la potenza di un Mac. Io come al solito, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZen.net e ciao! Scarica anche tu iAppZain, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZain ed è disponibile anche per il tuo iPad. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZen.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZen.net.